amici ed amiche del canale, un caro saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con la serie dedicata al Turbo Star del mitico Ralph Garage. Come sempre ringrazio i moderatori, gli amici del canale, i sostenitori e tutti voi che vi iscrivete ai miei canali social. Come sempre vi ricordo che nella descrizione del video trovate diversi link, fra cui un link che vi permetterà di poter acquistare i giochi scontati, naturalmente il link per visitare il sito dei piani bio, oltre naturalmente troverete anche un link che vi permetterà di acquistare Filmora tramite il link di affiliazione e nella home page del sia nella home page che nel video qui sotto naturalmente trovate il link per acquistarlo con uno sconto. Allora ragazzi, riprendiamo, anzi diamo inizio ufficialmente alle Ralphiadi, ovvero un omaggio al mitico Ralph Garage, che naturalmente saluto. Vediamo se riusciamo a fare anche un bel applauso. E questa serie naturalmente è dedicata, perfetto, questa serie è dedicata alla mod per eccellenza del mitico Ralph Garage. Mi raccomando, nel link in descrizione trovate nella descrizione trovate il link per andare a visitare direttamente il sito internet ufficiale, la sua pagina Facebook. Ma detto questo, però, iniziamo la nostra avventura. Saluto naturalmente tutti voi. Salam. Allora, nell'ultimo episodio noi eravamo a Venezia, abbiamo fatto un po' di consegne, abbiamo acquistato il camion, vediamo un po' di fare qualche viaggetto verso la Grecia. Allora, vediamo un po', andiamo verso Trieste, vediamo se c'è qualcosa. C'è qualcosa verso la Slovenia, Capodistria, ok, latte di soia. Speriamo di farcela. Vi ricordo che in questa serie vi faccio vedere anche un po' come abbiamo sistemato il camion. In questa serie sto utilizzando due modi a pagamento: la tuning pack, che sto utilizzando da diverso tempo, e poi c'è anche King of Roads. Ve le consiglio tutte e due. Se volete, vi consiglio di provare la tuning pack, che vi dà, oltre a 640 cavalli, vi darà anche una cosa che manca, ovvero i marmittoni. Qua approfittiamo per sistemarci un po'. Open pipe, ecco qua, voilà, adesso è completo ragazzi, perfetto, vai. Allora, siamo a Venezia, siamo nel Veneto. Saluto naturalmente l'amico la zappa storta Moreno. Ringrazio tutti coloro che ospitano le mie live nei loro canali. Ringrazio tutti quanti voi. Allora, vi facciamo un bel applauso naturalmente, il grande Ralph. Ma detto questo, cominciamo. E Amus, vai.
ecco, da come state vedendo, gli interni sono stati personalizzati completamente. Infatti, grazie alla mod della King of Roots, voi potrete avere diversi interni. Naturalmente, vi invito, amici di YouTube, a passare nel canale di Ralph, che naturalmente vi linkerò qui sotto. Visitate il sito, la pagina Facebook, mi raccomando. Iscrivetevi ai miei canali social. Vai. Ovviamente mi stavo scordando di dirvi che sto utilizzando anche la Pro Mods in questa serie, quindi sarà bella pesantuccia. La Pro Mods naturalmente la potete scaricare direttamente dal loro sito. Prendiamo questo, va. Vai, accetta il lavoro. È il trabajo. Naturalmente, amici ed amiche, vi auguro buon inizio di settimana. Naturalmente, grazie ancora perché noto con grande piacere che siete in tanti a seguire il canale, ma l'80% di voi non è un follower del canale. Per questo vi invito ad iscrivervi. Mi raccomando, lasciate un bel like ai video se vi stanno piacendo e lasciate un bel commento. Lasciate un bel commento, grazie. Ecco qua. Perfetto. Si parte. Prima di questo però accendiamo pure le luci, perché ecco qua, poi regoliamoci un attimo gli specchi. Allora, a sinistra, ecco qua, piccolo sinistro. Ok, io direi di partire. Approfitto naturalmente per salutare anche la mitica Gaia, la nostra Gaia Case. Saluto. Eccolo qui, Willa Moreno carissimo, sei arrivato proprio just in time. Buon pomeriggio, caro, e buon inizio settimana. Amici di YouTube, è lui il famosissimo Moreno di cui vi parlo sempre. A proposito di Moreno, naturalmente vi ricordo che il sabato esce un nuovo episodio di Trader Life Simulator 2. Vi invito naturalmente a seguirlo. Mi raccomando, lasciate un like, anche un non like. Mi raccomando, iscrivetevi. Caro Moreno, ci stiamo andando un po' lissio qua. E voilà! E ci siamo! Oh! E oggi cosa che ha portato Moreno? Cosa che ha portato su YouTube? Mi sono dimenticato! Netch! Oppala! Abbiamo gli interni un po' tutti particolari qua, vedete, color crema. Ci abbiamo Gatthaus, la nostra amica. Ami? Mi sembra che devo fare la Penny House. Se scendi, mettemi, dai, dite un attimino se la Livers. Se mi dici, Moreno, sei gentilmente mi dici se la live scatticcia o se
Anche se lagga non fa niente, l'importante è che non... Ho lasciato tutti i parametri come l'ultima volta. Ho attivato anche l'Adaptive Cruise Control. Infatti, sono riuscito a farlo anche qua, quindi funziona. Ui, Enrico carissimo, buon pomeriggio, buon inizio settimana. Il nostro mitico Enrico. Come stai, caro Enrico? Buon inizio di settimana e buona ripresa naturalmente per la tua convalescenza. Il volume del gioco non lo sento. Un momento, vediamo un attimo, andiamo a darsi che mi sono scordato di alzarlo e mi sa proprio di sì. Vabbè, tanto non vi siete persi niente, adesso però inizia a set, ma sì, brecco a canale. Strano perché qui i picchi sono belli forti. Allora, one moment please. E risolviamo anche questo problema. Allora. Aspetta qua. Vediamo un po'. Adesso mi sentite meglio, vero? Datemi conferma, credo di sì. Sento te, ma il gioco no. Ah, vabbè. Ok. Allora, ho dovuto alzare un po' il gain qua. Il gioco l'ho messo un po' più basso perché ho alzato un po' il volume del motore. Vediamo un po'. Audio selettivo. Allora, turbo no. Alziamo un po' lo scarico, va. Vediamo un po' così come va. Siamo più o meno al 25%. Grazie, grazie. Vediamo un po' adesso se la regia ci dice che è tutto capparoccio qua. Regia. Abbiamo anche Mister Aie Aie qua che ci fa compagnia. Allora facciamo così. Facciamo così, lo riduciamo di lo mettiamo un po' meno della metà. Allora, facciamo così. Così. Ecco qua. Volume generale, non lo alzo più di questo perché purtroppo sound del turbo SAR che è bello possente. L'ho fatto lo shootout a Enrico? Mi sa di no, vero? Mi sa che non l'ho fatto. Aspetta, ma ci faccio un attimo lo shootout al nostro mitico Enrico. Il nostro Reari Enrico, che naturalmente vi invito ad andare a visitare il suo canale. Allora, com'era? Iniziamo a fare la presentazione. Ah, la facciamo prima ad Enrico. Ok. Perfetto. Ah, mi dice che devo attendere. Babbo. Tutka parosha. Il caffè patacca, il caffè che spacca. Esattamente. Fatto prima di venire in live, carica caffeina. Allora, ragazzi, per quanto riguarda il Turbo Star, al momento per gli amici appassionati, è oggi che è 4 luglio 2023. Al momento non mi sembra che Ralf abbia rilasciato
rilasciato un aggiornamento della mod, quindi al momento sto utilizzando il downgrade. Per me non è un problema perché questo è un profilo che, come il precedente, andrà prettamente con il Turbo SAR, quindi chapeau. No Popeye. Allora, nel frattempo però qua sto pensando, voglio che siamo leggermente nella, come si dice, in cerco nella cacchina, perché qua dobbiamo fare a Mina Pupille. Comunque bella, ragazzi, devo essere sincero, gli sviluppatori di Euro Truck hanno fatto un lavoro grandioso da 11 anni a sta parte, e negli ultimi 5 anni hanno apportato veramente grandi modifiche ed accorgimenti. Chapeau. Sì, Moreno, e questo il caffè non lo sveglia. Abbiamo anche la nostra bella DMC, la DeLorean di Ritorno al Futuro. Moreno, là ci vogliono 24 tonnellate di caffè a questo autista per farla stare sveglia. Faccio vedere una cosa uscita special, tutto total black. Ah, fammi fermare qua, fammi vedere se mi fa dormire. No, sempre con prudenza, non bevete quando dovete mettervi alla guida. Bevete caffè, acqua, ma non altro. È tutta colpa di Moreno, eh? Quello hanno saputo che c'era Moreno e tu, oh, ci sta Moreno, andiamo a vedere se lo zio Dab è partito con il Turbo Star del Raff, del Raffaus. Ci facciamo la trasfertina di notte, Morino, adesso ci facciamo la trasfertina di notte. Mamma, speriamo di no. Vediamo un po'. Che ore sono? Le? Ah, di sera, va bene. Ci è andata proprio di lusso, ci è andata. Vediamo un attimo come siamo messi. Ok. Fatemi sapere nei commenti se il Turbo Star vi piace più rosso o più nero. Amici di YouTube, mi raccomando, commentate, ma anche voi, amici di Twitch che siete in live, fatemelo sapere se il Turbo Star vi piace più nero o rosso. Anzi, se si deve dire non quello scuro. Moreno, secondo me, sì, il classico. Se c'è Enrico, ragazzi, commentate. Allora, commenti. Così eventualmente cambiamo la vernice del camion, anche io sinceramente, non sarebbe male se riesco a trovare, però ovviamente con la scritta special
devo dire, rosa si può fare, però non con la scritta special. È da provare però, eh. Non male l'idea. Bravo, Morino, bravo. Saluto naturalmente tutti coloro che in questo momento stanno lurcheggiando e mi stanno tenendo come sottofondo. Grazie ovviamente a voi per onorarmi di entrare nelle vostre nei vostri dispositivi. Eh sì. Vabbè, a parte i bot. Tanto qua non diciamo e non facciamo nulla di illegale, quindi seppure ci vengano a controllare. Perché noi siamo uomini, non siamo capolari. Capolari. Hai visto il banner su? Vedi che se vuoi dare un'occhiatina nella pagina iniziale, nelle informazioni ho lasciato il banner con una promo del 5% di sconto. Poi ci sta ovviamente il link, quello lì da affiliato. Non è stato facile riuscire ad avere l'affiliazione. E salutiamo anche i piani B, ragazzi. Saluto il mitico Giglio e tutto lo staff della mitica azienda agricola, ragazzi. Che spettacolare, spettacolare. Oh, dovrebbe rallentare. Ah, ecco qua. Abbiamo messo il sistema di distanziamento della velocità automatico funzionando. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Grazie Moreno, grazie per aver fatto partire lo spot. Naturalmente per gli amici di YouTube voi conoscete la parola d'ordine, campanellina. Per tutti quelli che guardano il video del sabato sapranno di cosa parlo. Ovviamente complimenti a Moreno perché nell'hashtag challenge al momento lui è riuscito a indovinare 5 hashtag su 6. Ovviamente gli hashtag vi compariranno in sovrimpressione, quindi non vi resterà far altro che mettere in pausa il video, copiare ed incollare. Comunque, con grande stupore sta facendo delle belle visualizzazioni Trader Life Simulator 2. E approfitto anche per salutare gli sviluppatori della DNA Army che mi hanno concesso la chiave di gioco, naturalmente. 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 Dovevo fare ancora un altro po' di esercizio di riscaldamento, ma mi sono reso conto che non era sufficiente. Comunque, uscita. Siamo in promozza, ovviamente, vi ricordo. Poi dopo mi devo andare a guardare un po' i video che ha fatto uscire Moreno House Moreno. Ragazzi, andate a seguire il canale di Moreno. Che per voi amici di YouTube lo trovate nei canali degli amici, nella home page. E naturalmente questo video
per gli amici di YouTube sarà sottotitolato in 12 lingue, quindi approfittate per lasciare un bel like al video e poi commentate nella vostra lingua e poi io ovviamente vi risponderò nella vostra lingua se la conosco. Se non la conosco, perdonatemi, mi perdonerete, utilizzerò Google Translator. Sempre dritto. Questa è la dogana, sì. Ah, siamo in Slovenia. No, questa è Austria. Österreich. Slovenia, Slovenia. Giusto perché siamo verso Trieste. Sì, sì. Allora qua dobbiamo. Ah, sempre dritto, ok. Ja, come dice il nostro Bundavara. Comunque, caro Morino, devi sapere che il mio canale YouTube è molto visto dagli spettatori dell'Arabia Saudita. Infatti è per questo che... aspetta, qua devo andare dritto, ok. Quindi è per questo che se andrai ad aprire i sottotitoli noterai che ci sono anche quelli lì. E pensa che sono il 27% degli spettatori. Mamma mia, com'è stretta sta strada, Moreno? Ma scusate ragazzi, ma chi ha progettato sta strada? Ah, ma qua siamo in Slovenia, capo d'Istria. Allora qua devo uscire. Ok, questa è la prima volta che sto calpestando questa mappa qui. La promozione non la porto da un sacco di tempo e in live soprattutto la stiamo iniziando adesso e abbiamo aperto ufficialmente le rarfie di caro Morino. Ora voglio vedere se riescono a copiarmi, perché devono avere sia la mod del King of Roots ma anche ovviamente il tuning pack, altrimenti non possono fare il... oh, che è successo? Scusa. Ma non ho capito una cosa. Io qua vedo le strisce. Ah, ma io ho sbagliato. Oh, cacchio. Ragazzi, non fate. Morino, è colpa tua. Manovra eversiva alla Moreno, non fatela a casa ragazzi, non fatela a chiesa, non fatela alla chiesa. Capo d'Istria, c'era una volta tanti anni fa, forse c'è ancora, un canale televisivo che si chiamava Telecapo d'Istria, vi parlo degli anni 80. Vediamo un po' se riusciamo a ripercorrere il perimetro. Comunque ho scelto il rimorchio peggiore con il retrotreno autosterzante. Infatti guarda come stringe, non mi ci trovo proprio dopo. Siete appassionati di Eurotruck, vi consiglio di visitare il canale di Andrea80 Biella, di La Zappa Storta, dell'amico Cayman Lore, chi altro lo porta, poi c'è Barba Bianca, insomma fate un giretto nei canali che vi ho consigliato. Ovviamente, se potete, sostenete i vostri streamer preferiti e se volete potete farlo anche qua. Vengo qui.
Bello, la bolla di accompagnamento, vediamo. Opla. Grazie Morino, grazie a te di essere passato a salutarmi. Thank you so much, my friend. Allora, rifacciamo lo shootout a Morino, naturalmente. Amici di YouTube, vi invito a passare nel suo canale ad iscrivervi. Mi raccomando, attivate le notifiche. E come dice lui, è tuzze. Allora, che ha fatto? Ciao Moreno, buona continuazione di serata. Buona continuazione, va così. Siamo sicuri di non fare gaff. Allora, qua siamo da Eolo nel frattempo. Ah, siamo sul mare, una rotonda sul mare. Facciamo un barcheggio veloce e prendiamo un'altra mission. Vai. Facciamo la manovra dei 120. Ovviamente sto utilizzando un vecchio volante, un Logitech G27. Quindi è per questo che le manovre sono fluide. Vediamo un'altra missione. Cerchiamo di scendere verso la La Grecia. zappa storta sostiene il canale da 18 mesi. Grazie di cuore. Buonasera, presidente. Presidentissimo. Grazie. Ragazzi, ovviamente l'amico di cui vi parlavo prima, la zappa storta, è proprio lui. Lui, oltre naturalmente a portare Euro Truck Simulator 2, porta anche Farming, poi porta anche altre. Comunque, ragazzi, andatevi ad iscrivere subito, subito. Via, 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 veloce, veloce. Grazie ancora per il sostegno. Grazie, grazie. Detto. Quasi quasi ci fa riprendo con le Ralfiadi. Allora, vediamo un attimo una cosa. Qua mi sa che dobbiamo andare a Pola. Dobbiamo andare così, sì, a vuoto. Che ci sta? Poznum. Ok, vai, ci facciamo un viaggetto a vuoto di 126 km. Facciamo girare un po' di gasolio negli iniettori. Caro Zapission, è un onore e un piacere averti qua. Ma acchiappa proprio il paluzzo. Palaus. Permesso, mi fate uscire. È comodo, dove si esce? Dove si esce? Si esce qua? Sono senza carico, la bolla ti accompagna, vedi. Moreno c'era prima, poi credo sia andato a fare carica caffeina. È passato a salutare anche lui prima. Probabilmente starà lurcheggiando in questo momento. Dicono quelli che
che parlano protobello. E qua noi siamo... bella! Il tuning, il tuning con la televisiva, faccio vedere, da qua zappa, qua tu pure tu devi assolutamente provare la mod questa qui del tuning pack, e poi ovviamente ti faccio vedere una cosa, qua non si vede, comunque potrai notare che gli interni sono di due colori diversi, perché praticamente con la mod King of the Roads ti permette di cambiare gli interni. Poi questo ovviamente, diciamo, è più per quelli appassionati come me per il Turbo Star, però il tuning pack te lo consiglio, non costa nemmeno tanto, mi pare che costa intorno ai 5 euro, se non ricordo male, e ti porti una super mod. Pensa che io con questa configurazione qua, con due assi, ho fatto un bel trasporto pesante, di quelli lì eccezionali. Non ha rallentato nemmeno di un millimetro. Girare un po' più velocemente Eurotrack in safe mode, mi è diventato molto più leggero. Infatti pare che non lagga. Il problema credo sia solo con questo profilo qua, perché c'è la mod bloccati. E si ricordi bene che qui non siamo in America, qui siamo a Napoli, e come si dice, ca nessuno fes, ha capito? Ah no, quello mi sa che devo ridurre gli un po'. Devo ridurre il tempo di situazione. Oui, carissimo Fern, buonasera e buon inizio di settimana. Allora, vediamo un po' se aggiornando funziona. No, si è completamente inchiodato. Aiaiai, devo verificare un pochettino. Un attimo solo. Vediamo un attimo la cosa. E in effetti... Ah, adesso è partita. Mi si è rinchiodato. Quindi mo c'ha tutti... C'è tutti gli SO arretrati. Ok. Mi ricordo. Forza chiotte. Ecco qua. C'è un problema tecnico. Ci scusiamo per il ritardo. Fritengul.
Grazie. Grazie per l'SO. Ecco qua. Adesso partono in coda tutti gli SO che stavano accodati. Caro Ale, buon pomeriggio, anzi buonasera e buon inizio settimana. Eccolo qua, impennata Power Super Tac. Sono andato a rivedere per puro caso un altro episodio sempre di Eurotruck e ho rivisto pure l'altro episodio che ho caricato di Farming, dove appunto avevo portato in anteprima l'inno del tuo canale. Poi ovviamente c'è ancora in coda. Particolarmente delicato, insomma, che sia qualcosa di risolvibile. Allora, vediamo un attimo dove sta. Forse credo di aver risolto un parametro. Allora, che dice? Allora, no, è la clip che ah, mi dispiace, Fer. Spero sia qualcosa di risolvibile e anche in tempi brevi, insomma. Appena posso, cercherò di fare un po' il giro di tutti i canali, come ho sempre fatto. Passarvi a salutare. Ragazzi, se volete potete scrivere cosa porterete stasera, domani in live. Così almeno facciamo anche un po' di promozione ai vostri canali. Monsieur le Président sicuramente porterà Farming Simulator. Ah, Bus 21. Ti aspettano tutti. Diciamo che quando non sono. Mamma mia, come sono brutto sti strazzi, per niente, non si vede. Ho dovuto alcune pause, seppur lunghe, a volte ci vogliono perché bisogna anche resettare un pochettino e trovare un po' di creatività. Allora, io sono fermo, ho un'ecografia importante stasera. Bocca al lupo, non ti preoccupare, a posto, Fra. Non ti preoccupare, vai tranquillissimo. Easy. Sarà, come si dice da queste parti, fra
tappezzeria caffè, ovvero una cosa non particolarmente non grave, ecco, qualcosa di risolvibile. Permesso. Mi sa che devo regolare meglio sti freni. Ci è mancato poco che non davo un altro colpettino al camion qua davanti. Zappa storta per avermi consigliato, vabbè, a parte la promoz che non la portavo da tanto tempo, poi ho deciso di riportarla in concomitanza con le Ralfiadi, quindi con questa nuova serie dedicata al Turbo Star di Ralf. E poi sto cercando anche la mappa della Russia, ne ho trovate un paio, però devo testarle su un profilo a parte, quindi ne ho trovata una che era quasi un giga, quindi bella robusta. Almeno così poi opla la portiamo e porteremo pure il mitico camion di Ale Asso. A proposito, Ale, ma il Eurostar sta dicendo Eurotruck non lo stai portando più, vero? Con quella vecchia mod, quella lì del motrice con annessi. Però guarda là, non so se si vede, comunque c'è Pac-Man, c'è il simbolo del canale di Mister. Ah, yeah, yeah. Prova a vedere come va, perché tante volte, soprattutto voi un po' più bravi, che potete anche far girare anche questi giochini, diciamo Euro Truck, American Truck. (Ride)
Diciamo che siamo un pochettino tutti quanti così, particolarmente diversamente giovani. Allora, vediamo un attimo una cosa. Ah, intanto vi devo far vedere gli interni. Allora, come ben potete vedere, abbiamo tre colori differenti. Questa fa parte del King of Droids. Qui ci sono tutta una serie di rifiniture interni. Black non mi piaceva. Questo è il colore classico. Tutto bianco era un po' troppo sgargiante. Poi ci abbiamo. Ah, signori, Guthouse, abbiamo le nostre belle tendine, ragazzi. Che questi poi, quando è la sera, chiudono le tendine e fanno il test di affidabilità. Diciamo che siamo un po' tutti quanti. Ci sono quelli che si sentono giovani dentro e quelli che si sentono diversamente. Presente? Allora, ecco, split, sì. Ok. Cos'è che devo fare, carretto? No. Allora, vediamo un po' innanzitutto un caricozzo qua. Da Pola. A Pola manca ci sta niente. Esce la miseria. Andiamo a dormire. Adesso che ci esce qualche lavoro house. Allora, l'hotel mo dove sta? Perché se non fa dormire qua? Sì, credo di sì. Un po' se questo è un parcheggio. Oh, Capparoiciro. Vediamo se ci fa fare la situazione. E tu sei tu. Sta più bassa la moto. Lui effettivamente, diciamo che è più anziano c'ha più anzianità di servizio. Mi raccomando, a mezzanotte, preciso, puntuale, quando scatta la mezzanotte, poi gli devi passare i link. Allora, vediamo un po' se ci esce qualcosa. Pola. Niente. Abbiamo fatto. Vediamo a fiume. Trieste. Allora, facciamo così. Lasciamo un viaggettino verso il garage. Arrosta. Gestione garage. Ok, Napoli. Ritorniamo a Napoli. Dove vai? Vai, raggiungi. Ritorniamo a Napoli. Io ho comprato sempre una smemorata. Wow, grande. Smemoranda, grande agendina. Grande. Bosnia. Oh, c'è un viaggio verso la Bosnia. Andiamo in Bosnia. Così esploriamo pure la situazione. Qua mi sa che dobbiamo andare verso la provincia di Salerno. Vediamo un attimo.
186 km, ok. Non è molto distante. Ovvio. Sì, ma è più valorosi però guidare il Turbo Star di Ralf. Non ve lo vorrei dire, ma se non provate il Turbo Star, ragazzi, voi non sapete cosa vi perdete. Faccio ok Google, ok Alexa, quella dice dimmi, dice circa lo zio Dab, vedi dove sta, e quella si mette a cercare, ecco, vedi, non è... ma la Promoz io l'ho portata prima, l'ho provata prima che uscissero tutte le espansioni, tutte le DLC di Euro Truck, però poi ho visto che era pesanduccia e l'ho un po' abbandonata. Stava portando il Renault, qual era quello il più economico, qual è, che pure ci ho fatto un sacco di viaggetti. Comunque il Magnum è favoloso, 500, mi pare 540 cavalli, ma va bene, senza pretendere nulla. È un bel mezzo. Chi paga qua? Mister Ale Asso Official oppure la zappa storta? Beh, questo è il telepass. Ma lui è gran maestro zappa. Saluto anche il mitico Jason Farmer, non so se mai guarderà questo video, magari da un altro account. Comunque, caro Jason, abbraccione, il grande maestro di farming. Ok, perfetto, allora adesso faccio il pieno e offre a yeah. Ti è Ale Asso, prendi sto caffè. Grazie. Vai, va. Ha pagato. Ha pagato Zappone, Zappateo. Mo tocca a Mister Yeah. Va, questo passaggio ce l'ho offerto Ale Asso Official. Lo mettiamo su una bella targhetta e qui ci ha offerto il primo passaggio Mister Ale Asso Official dal valore di 6 euro. Andiamo dritto, va. Com'è che si attiva? Vabbè, che c'è, abbiamo il limitatore attivato. Stavolta questa sera
serie ce la stiamo facendo proprio in professional. Infatti ho attivato il limitatore, ho attivato la stanchezza. L'unica cosa che devo risettare sono i freni, che sono un po' troppo lenti, quelli della motrice. Comunque ragazzi, andatevi a vedere anche sia il canale della Zappa Storta, ma anche di Mister Aiea, perché ragazzi si è fatta una postazione, come si dice da queste parti, in ubiciù. Andate a vedere, e non finisce qui a quanto pare. Giusto, altrimenti dobbiamo fare una cosa, ci dobbiamo incontrare a metà strada, dobbiamo scendere giù o verso la Toscana o direttamente andiamo alle pendici del Monte Cucco a mangiare, che stiamo proprio a metà strada, sta vicino a Zacco. Andiamo dal mitico Giglio, che saluta sempre, e lui sicuramente con i salumi dell'Umbria, ragazzi, i salumi dell'Italia sono tutti buoni, ma c'è chi lo sa che da parte mia c'è sempre un legame particolare con l'Umbria, e quindi ci sono i salumi buoni, stanno anche là. I Norcini, a Castelluccio di Norcia, tanti anni fa andavo con la nonna a Paterna, andavamo a prendere i salumi quando eravamo ovviamente a Foligno. Postiglione. Noi quando andiamo là dobbiamo, ragazzi, voi sapete com'è, no? Che quando a caval donato non si guarda in bocca, quindi poi sembra pure brutto. Uno vi mette le cose davanti, che fate? Non le mangiate? E quindi non mi sembra il caso di dare dispiacere, quindi tutto quello che ci offrono noi lo prendiamo e ci mangiamo. Signori, ma andiamo alle pendici del Monte Cucco, adio. Quelli, gli amici di YouTube per esempio, già mi hanno capito, hanno imparato a memoria lo spot di non facciamo nomi, del mitico Giglio, i piani bio. Mi pare che sta in Veneto, mi pare che c'è una fonte di un'acqua che non si può fare nomi, ma quella dell'amico Giglio, sì, voglio i piani bio, voglio i piani bio, su. Lo squadrozziamo, allora la dobbiamo far venire con i pattini, con i rollerblade, con i pattini in linea. Direttamente da Genova si fa tutte quelle curve, tutto bello piegato.
le curve in power super tag. Spaventhouse è original by Mr. Ayaya, quindi poi ognuno ci fa le cover, ci fa le variazioni sul tema, e quindi poi uno Spaventhouse e gli faccio Spaventhouse. Mamma mia, qua mi sono distratto, è tutta colpa di Ayaya. Paca paca, vai vai 200 scheisse. Wow, ho fatto uno scatto di 20 metri e mi ha purgato, scheisse. Ottimo, così riprendo pure un pochettino farming, che ultimamente l'ho un po' accantonato, diciamo così, per mancanza di fantasy. Allora, ecco qua, andiamo verso la Bosnia. Allora, stavolta non sbagliamo il rimorchio, se me lo fa modificare. No, vabbè. Allora, dove sta? Dusty? Due semi di morcio. Ok, stay down. Io il sabato e la domenica, diciamo così, è molto raro vedermi su Twitch, infatti sono proprio off. Però quando posso un salutino lo vengo a fare tranquillamente. Però per il momento veramente, diciamo, sono due giorni, soprattutto il sabato, che dedico un pochettino ad alcune cose extra da fare e di andare here. Se mi offre vitto, lavatura, imbiancatura e stiratura, allora ci faccio un mezzerino. Tarandella vuol dire che succede qualcosa di
movimentato, ma di non particolarmente buono. Però nel caso di Aie Aie alla Tarantella è proprio il vero ballo, il vero e proprio ballo, il bailo. Oppala, la sono presa un po' più larga. Ma ieri dove qui Zappa, grazie ancora di essere passato, grazie ovviamente per il supporto al canale. Torna a sta casa, aspettati. Noi nel frattempo ci facciamo questa bella consegnuccia. E vabbè, non vi preoccupate, tanto potete sempre trovare l'occasione per fare un bel ride. Sono fermo. Ah, caspita. Spero veramente che sia roba di poco conto anche per te, che c'era pure Enrico, che pure lui ha fatto una cosa privata, non posso dire, però anche lui, diciamo, spero che per te, pure per Fern, insomma, è un periodaccio, vedete, un po' di menta. Preoccupare, Zabbish, è tutto a posto. Ti diranno che non è nulla di grave, vai tranquillo. Ciao Zappa, grazie ancora. Ah, mi sa che si è bloccata un'altra volta. Infatti, no, sta andando avanti. Stiamo andando avanti. Ah, se non si è bloccato. Bene, ma applausi. Ah, funziona. Le ralfiadi. Ale, ma voglio vedere come fanno ad imitare questa serie qua. Se hanno gli attributi devono anche utilizzare la mod King of the Roots e poi ovviamente il tuning pack, ma dubito che lo faranno. Devo rivedere un po' ste. Sì, hai visto? Gli ho messo diversi colori. Il volante all'inizio volevo metterlo dello stesso colore della plancia, solo che poi non si notava, era troppo, diciamo così, come mettere quattro frecce, era un po' troppo standardizzato. Poi ti faccio vedere una cosa. Ho messo anche le tende qua. Questo è il King of Roads, che l'ho pagato, mi pare, 9 euro, ma ne è valsa la pena. Se non ricordo male, 9 euro più o meno, o 7 o 9 euro, ne vale la pena. Io ti consiglio di provare la mod del tuning pack, quella è la prima mod che ho consigliato a te. Sto consigliando da quando l'ho acquistata e la consiglio proprio per chi si vuole divertire e fare anche un po' di carichi speciali con il Turbo Star. E caro Ale, ti assicuro che il Turbo Star è lineare, non perde velocità in salita anche con i carichi quelli belli tosti tosti.
veramente mi sto divertendo. Ma veramente, ma pensa che, non so se tu stai, segui la pagina Facebook di Ralph, comunque se vai su YouTube, nel mio canale, nella descrizione dei video questi dedicati a Turbo Star, trovi anche la pagina Facebook di Ralph, dove ha fatto, beh, parte anche nel suo canale YouTube, ha fatto vedere un po' di chicche, di aggiustamenti e di aggiornamenti che sta facendo al Turbo Star, che è un bicciù, è un babà, sta facendo veramente un lavoro grandioso. Ma poi quando si dice Ralph Garage, come direbbe Totò, ho detto tutto. Potresti provare a vedere se riesci ad adattarla la tua skin al Turbo Star. Io sinceramente lo lascio così, perché sarebbe proprio un sacrilegio andarlo a modificare, a snaturarlo, che sinceramente sono 4-6, quindi sono già 2 anni abbondanti che lo sto portando in live. E fa belle visualizzazioni, oltre a meritare. Ralph, veramente c'è un grande lavoro che stanno facendo su questa moto, sia graficamente ma anche a livello di suoni. Poi sempre pensa che è così maneggevole che sembra di guidare una bicicletta, ma non è un'offesa, chi capisce questo tipo di affermazione sa cosa voglio intendere. Sembra leggero, sembra qualcosa che non è così pesante, è fluido, sia nella marcia del dritto sia in salita con i carichi. Possibile essere lo Scania? Ah, ok, allora, come non dice. Però il logo, queste cose qui potresti provare a posizionarle, però dovresti trovarti la skin, come si chiama, il disegno base, era un po' più complicato, dovresti chiedere a Ralph, se ti fa la gentilezza di passarti il progetto, ma penso che è un po' difficile, che poi il modello 3D, lasciami, mi serve questa bussola a terra, ti caga tutto. Però sarebbe un sacrilegio dal mio punto di vista. Ci avevo pensato pure io a mettere il logo del canale, però ho detto va bene sul rimorchio, ma sul mezzo non si può. Ad esplorare il porto di Bari, che non ci sono mai stato, sia nella vita reale che ovviamente in questa serie. Beh, anche perché questa fa parte, dovrebbe essere parte della promos, aspettando ovviamente che esca sia la mappa russa e sia quella lì, la DLC. Insomma, è un annetto e mezzo, e forse fra qualche tempo la rilasceranno, penso, la DLC, perché lo fecero anche con la mappa Iberia. Stessa cosa, dopo 2 anni dall'annuncio uscì, però poi con la mappa Iberia uscirono anche tutta una serie di miglioramenti e migliorie che erano il comparto luci, quindi probabilmente compatibilmente con qualche altro aggiornamento di Euro Truck usciranno queste mappe. C'ho sta vaga impressione.
poi lo porto poco, come avrai visto. Ora faccio LP. Ah, devo passare qualche volta da te, perché il roleplay è interessante. L'ho visto fare anche al mitico Salvo Farmer Official, che saluto. È interessante come cosa, non è una cosa che si vede spesso, questo sì. Infatti lui porta GTA, sì. È curioso, ma mi sa che forse una volta... Ah no, aspetta, non mi ricordo se era con te o dall'amico Lupin, che saluto. Mi sembra... mi sa da Lupin, qualche volta sono andato nel suo canale e stava facendo roleplay. Qualche volta comunque devo passare anche da te. Se durante la settimana, non è il sabato e la domenica, diciamo che c'è un'altissima probabilità che io passi a sbirciare un pochettino, a saltare nei vari canali. Le 19, cercherò di fare un saltino un po' da te, ma pure dagli altri amici, che effettivamente l'ultima volta che sono passato a salutarvi mi sa che è passata più di una settimana. Passare a farvi un po' a chiacchierare, ma ultimamente sono andato a fare due chiacchiere anche con Andrea Biella, Andreottanda Biella. A proposito, Ale, ti consiglio, non so se lo segui già, ti consiglio un canale di DJ R80, ma gli faccio lo shootout. Lui fa musica dal vivo, è DJ. Allora, DJ Harry, l'altro poi era, vediamo se mi ricordo, Bob Art DJ. Mo vi faccio uno shootout pure a lui. E un altro Bob Art DJ. Un altro bravissimo DJ, che anche amici di YouTube, magari amici di Twitch, oltre naturalmente a passare nel canale del nostro mister la zappa storta e il nostro Borì. Se siete appassionati di musica dal vivo, musica da DJ, vi consiglio di iscrivervi a questi altri due canali. È bravo, io l'ho scoperto tramite il canale di Harry, che l'ho scoperto sempre nel canale di Andrea 80 Biella. È un modo diverso per passare anche un pomeriggio, sai, quell'oretta mentre stai facendo le tue cose, ce l'hai in sottofondo. No, sta ancora andando. Devo sistemare un po' sta cosa qua. Allora, poi lo faccio lo shootout. Ah, ok, deve esserci un problema. Allora, poi lo faccio anche a... Che altro mi sono dimenticato? Deve esserci un problema, allora lo rifaccio, Monsieur la zappa stort. Questa consegna, sì, poi dopo
se mi dici di un attimo il comando punto esclamativo uptime, mi dici pure da quanto tempo è che sto girando. Vabbè, poi troverò. Devo risolvere. Ah, facci la miseria. È sempre così, Ale, lo sai. Eurotrack porta parecchio tempo. Per una cosa e un'altra. Rimane sempre una situazione molto lunga ma piacevole, che il tempo passa. Devo trovare un altro funzione alternativa dello shootout. L'SO. SOS glissolito. Eh sì, vabbè, ma tu fai porti diverse cose, quindi ci sta pure. Poi diciamo che hai anche un pubblico che ti segue, quindi sai, ti viene, c'è anche più voglia di restare in compagnia. Qua dove stiamo? Sbarcati in Bosnia. Ah, ma qua stiamo facendo una strada interna. Qua dobbiamo arrivare ancora a Bari, mi sa, eh? Ci ha fatto fare strada interna. Ah, però Bari, ecco. Ah, beh, questo sì. Dipende anche dagli orari, che è soprattutto quello, perché dipende anche poi chi ci sta in live, perché se ci sono i big allora è normale che se fa 0,5, poi è anche, poi bisogna fare anche delle scelte, quindi quando qualcuno porta qualcosa e porta via anche spettatori, bisogna avere anche il coraggio e la saggezza di portare altri contenuti, quindi è per questo che farming nell'ultimo periodo non lo sto portando più. Però mai dire mai. Quindi è una scelta la mia, quella di accantonare un po' farming. Guarda, io in realtà quelli che meritano, chi merita lo sa, e non mi creo alcun tipo di problema a mettermi a disposizione. A chi merita di meno, ovviamente, lo metto, lo accantono, ecco. Quindi io mi comporto così. Vabbè, ma tu hai comunque, è pure giusto che tu pensi un attimino a far accrescere il tuo pubblico, ma pure ad intrattenerli, ma è normale che sia così. Il fatto di avere comunque delle persone che ti seguono, che ti stimolano, sai, quello è importante, è una cosa estremamente importante. Sta rotonda non me la ricordo, sta rotonda qua in mezzo al mare. Mi sa che questa fa parte di qualche altro aggiornamento, sai, di questa cosa qua. Non mi ricordo. Esatto, Ale, sì, no, pure io. Con chi merita mi metto sempre a disposizione,
chi meno, di conseguenza meno però. Cioè, se devo dispensare consigli, li dispenso a chi mi rispetta, chi magari, diciamo, fa hello, tapos, fra, insomma, come direbbe il grande Totò, buono sì, ma fessero. Vabbè, ah sì, poi tu hai detto dipende sempre da da quanta spinta ci sta, ecco, quindi tu vai tranquillo perché sai che ci sarà un certo numero di persone che comunque ti vengono a far compagnia, e quando posso vengo a farlo pure. Questo non l'abbiamo, non so se tu Ale l'hai già esplorato, però questa è la prima volta che un porto a Bari qua, cioè. L'importante è essere sempre rispettoso come hai sempre fatto, quindi quella è la prima cosa. Poi ci esploriamo pure questo punto panoramico. Vai. Penso che ho visto anche un video di questi qui su YouTube della strada che porta al porto di Reggio Calabria, e l'hanno riprodotta bene quella strada, quegli svincoli, fatto veramente bene. Comunque stanno facendo un lavoro veramente grandioso gli sviluppatori di Eurotrack. Questa sembra la stazione ferroviaria, no? Ah, questo è il distributore di carburante. Oh. E voilà! Riprendiamo il nostro viaggio. Tac, esatto. Da qua come si esce? Ah, facendo inversione. Che si lasciano i rimorchi qua. Ci siamo pure in compagnia. Speriamo di non incastrarci qua. Mi sono scordato di mettere lo specchietto frontale. Vabbè, di là ci sta lo spazio, sì. Ok Ale, grazie ancora di essere passato. Allora, gli facciamo una shout out al nostro mister. Mi raccomando, andate a seguire il mister Ale Asso. E tuzzo, come dice l'osio d'abba. Ah, mi sono scordato di fargli anche la scoccatella di mani. Una bella scoccatella di mani, vai al nostro. Ricordati la clip.
Sì, no, vabbè, ma penso che cambierò sicuramente provider, vediamo un po'. Grazie ancora di essere passato, carissimo. Buona continuazione e buona serata, buon inizio settimana e come sempre, visto che siamo qua, ringrazio sempre tua madre per la gentilezza che mi ha fatto, insomma. Grazie Ale, un abbraccione e buona continuazione. Direzione Bosnia, saluto naturalmente, ringrazio Moreno e ringrazio anche la Zappa Sorta e saluto anche Mister Ale Asso che se n'è andato. Oliari Enrico, non so se c'è ancora, comunque caro Enrico. Thank you so much, my friend. Allora, qua ci dobbiamo imbarcare. Io imbarchisci. Donde estas la naves? Direzione Bosnia. Questa sta facendo i surf. Con la scusa di fare la foto al mitico Turbo Star. L'era Alfiati, ragazzi, ricordatevi che l'era Alfiati sono un'esclusiva del canale di Dub Logistica. Diffidate dagli imitatori. Montenegro, Ragusa, Dalmazia, di Dalmazia, ok. €415, non sono tanti. Oh, ci ha fatto qua direttamente fuori. Ragusa di Dalmazia. Tedesco di Germania. Dice che è una goma zu fare, no. Ich gehe nach Bosnia zu fare.
Hi, 19 Zoo. Welcome to the channel, my friend. Welcome. Thank you so much for the follow. How are you, my friend? Benvenuto. Merci beaucoup. Bienvenue dans le canal. Merci, merci. Danke. E ringraziare tutti quanti voi che avete guardato questo video per intero. Naturalmente mi auguro che sia stato di vostro gradimento. E naturalmente per gli amici di YouTube fatemelo sapere lasciando un bel like video, lasciando un commento, condividendo. Naturalmente, se siete interessati a provare ma anche ad acquistare le mod di Ralph Garage, come sempre vi ricordo che nella descrizione del video, oltre a trovare i link dei miei canali social, a trovare un link che vi permetterà di acquistare i prodotti della Wondershare, fra cui Filmora, un software intuitivo per editare i video. Troverete anche il link per la pagina Facebook di Ralph Garage, oltre naturalmente trovate anche il link per visitare il sito di Ralph Garage e il sito internet dei piani bio. Mi raccomando, commentate, lasciate tanti pollicioni in su, ma anche pollicioni in basso, quindi like, mi piace, lasciate tanti mi piace ma anche non mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate le notifiche mi raccomando, e come sempre vi ricordo che tutti sabato usciranno nuovi episodi della serie dedicata a Trader Life Simulator 2. Ovviamente questo format, le RAL FIADI,
sono un'esclusiva di questo canale, ovvero di Dub Logistica. Croazia. Oh, Capparogino. Andiamo con gli screenshot, tornano sempre utili in fase di preparazione per creare le copertine dei video. Sir Marshall. Sempre vi invito a visitare i siti ufficiali, a provare le mod direttamente dai siti ufficiali, diffidate da siti, diciamo così, di terze parti. Se riuscite a trovare queste mod sui siti ufficiali, io vi consiglio di prenderle lì, perché ovviamente andrete sul sicuro. Thank you.
signor maresciallo. A destinazione, credo. Dovremmo essere quasi giunti a destination. Troverete tantissimi prodotti, non
solo per PC, ma ho visto che ci sono anche delle belle applicazioni interessanti anche per smartphone. E quindi approfitto per salutare e ringraziare ancora una volta tutti coloro che sono passati a salutarmi. Ringrazio Oleari Enrico, ringrazio Moreno, ringrazio anche l'ultimo iscritto, ringrazio la Zappa Storta per il sostegno al canale, grazie mille sia per i bit che per la sub. L'appuntamento, come sempre, vi ricordo che per martedì, se non siete iscritti al canale, naturalmente vi invito a farlo perché è totalmente gratuito. E quindi grazie mille a tutti. Vi dimenticavo di ringraziare i moderatori, gli amici, gli iscritti al canale. Mi raccomando, condividete e iscrivetevi al canale, attivate le notifiche. Adesso siamo proprio sugli i titoli di coda. Quindi grazie mille a tutti, thank you so much. E statemi bene, ragazzi, state buoni. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.